Ciao amici di Mistrels, oggi un ospite super 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 speciale, Andrea Roncato, benvenuto. Grazie No, per il davvero, super. io sono felicissima di averti con noi perché ospitiamo tutti i giorni personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'opera, però per me è proprio una gioia averti qui Beh, io perché sono del insomma... mondo dell'opera, lo sai, sono un grande cantante lirico. Lo so, insomma, però oggi dai... Per non far Vabbè, sfigurare, parliamo d'altro. Allora, attore, presentatore, doppiatore, insegnante di recitazione. Ma io voglio sapere adesso subito così, quando scopri la tua passione per questo mondo dello spettacolo? Beh, io credo di averla scoperta da bambino, nel senso che anche quando avevo 5, 6, 7 anni, quando c'era da recitare la poesia o il sermone di Natale, ero sempre sul palcoscenico, facevo dei discorsi anche senza senso, però declamando sempre tutto, quindi evidentemente volevo fare questo. Poi, andando avanti con gli anni, ho cominciato a recitare in parrocchia, nelle prime commedie, cose del genere, ho cantato in un coro di montagna, ho fatto di tutto. Poi intanto facevo liceo scientifico, poi mi sono iscritto a legge, ho fatto legge. Ma abbiamo fatto la stessa cosa. Sì, e Anch'io nel facevo scientifico frattempo ho e legge. fatto, certo, poi ho imparato tre lingue e poi una volta per fare l'attore dovevi darti da fare, poi ho fatto due corsi di teatro in Italia, uno di cinema in America con Ivana Ciabac, poi ho fatto 10 anni di gavetta, 3 anni con Sandra Mondaini e sono entrato in televisione. Beh, insomma, ne hai Quindi fatte di cose. è stata lunga prima di entrare in televisione. Hai Io vedo lanciato questa cosa che una volta si doveva fare la gavetta. Beh, sì, io quando vedo anche all'Accademia delle belle ragazze che vengono lì, dicono sono bella, potrei fare l'attrice. Molti dimenticano che bisognerebbe essere anche bravi, anche perché il cinema rappresenta la vita, quindi non è che nella vita siamo tutti belli, o solo tutti belli, perché io non c'entro niente. Ci sono quelli belli, quelli brutti, quelli alti, quelli bassi, grassi, magri, vecchi, giovani. Nel cinema possono lavorare tutti, l'importante è che tu diventi bravo e quindi questa è la cosa importante. Infatti consiglio ai giovani di possono anche che vadano a scuola di canto, oltre a scuola di recitazione, per imparare a respirare, a parlare col diaframma e non con altre cose, che imparino qualsiasi cosa, andare a cavallo, andare in moto, andare in macchina, perché prima o poi gli verrà chiesto durante un film di imparare le lingue. Adesso molti provini si fanno in inglese, quindi non è così come dici sono bello, faccio l'attore. Sì, sei bello, se usi solo la tua bellezza puoi fare il modello, puoi fare le foto di pubblicità, puoi fare l'indossatore, puoi fare moda, ma se vuoi fare l'attore dovresti imparare anche a recitare. E soprattutto forse pensare che non si parte subito dal grande ruolo. No, no, è che purtroppo adesso molte trasmissioni prendono in giro i ragazzi, vedi i Grandi Fratelli, i reality, cose del genere, perché per 2 mesi, 3 mesi hanno l'impressione di essere diventati De Niro e poi escono e se non hanno mestiere poi dopo poco tempo svaniscono, come facilmente erano entrati, così altrettanto facilmente escono. Per i cantanti, ad esempio, ci sono molte queste gare che fanno, che possono tirar fuori dei personaggi forti, dei cantanti bravi, da lì possono nascere veramente dei cantanti, ma lì è una gara dal vivo, cosa che invece non si può fare per far l'attore. Ma sai, tante volte si dice che è più facile raggiungere il successo che mantenerlo. Sì, specialmente adesso come adesso. Per scherzare, io quando qualcuno mi dice ma come posso fare ad andare a un reality? Dico tu ti spogli nudo, vai in piazza, ti fai fotografare, poi mandi le foto e vedrai che l'anno dopo sei al Grande Fratello Vippo, all'Isola dei Famosi o tutte le domeniche dalla D'Urso, in qualche modo qualcosa otterrai, però poi dopo bisogna mantenerla.
Ma tu Infatti veniamo a... resisteresti in una casa del Grande Fratello? No, io proprio non ci penso neppure, anche perché non sono in grado, ho un'età, non... E poi vedi, quando dicono Grande Fratello VIP, cioè per me VIP voleva dire uno che ha fatto qualcosa di straordinario nel campo della musica, dell'arte, dell'editoria, un grande poeta, un pittore, cioè una persona che ha fatto cose importanti. Ma se io devo essere VIP perché non so, sono andato a Venezia sul red carpet e ho fatto vedere i miei organi sessuali, e se basta così essere VIP, adesso con un VIP uno sa la sedicesima di seno e dice: sono VIP, vado al Grande Fratello VIP. Perché? Perché ho 16 taglie di tette. Non mi sembra cioè, non mi sembra di andare in mezzo. Io non sono VIP in questo caso, non voglio esserlo, e quindi non sono in grado di andare a fare Grande Fratello VIP, perché non sono VIP, se VIP No, lo vuol dire sei per questo. tanti motivi, per tutto quello che hai fatto, che va ben oltre queste cose. Guarda, secondo No, me è io faccio il mio assolutamente. lavoro, cerco di farlo meglio possibile, cerco di farlo tutti i giorni, di migliorare, anche perché il nostro è un lavoro che non è che arriva il giorno che tu dici: aspetta che ci senti i cani? Sì, un po'. Ma Sì, adesso pazienza, va smettono. bene. È arrivata mia moglie e le stanno facendo festa. Il nostro lavoro non è che arriva il giorno che dici: basta, più di così non si può fare. Anche Al Pacino, che per citare un grande, quando tra 100 anni morirà, morirà che poteva essere meglio di quello che è, perché il nostro lavoro non ha fine. Ogni giorno diventi sempre più bravo, anche perché più cose hai dentro da tirar fuori, più esperienze, più tutto, più le puoi usare per interpretare dei personaggi. Sto parlando seriamente, Non ti ho sentito. Ma sto infatti sto dicendo, no, ma bellissime le tue parole. Tra l'altro noi siamo molto serviti dai ragazzi giovani che vogliono fare questo lavoro, Certo. per cui le tue Beh, parole io sono un grande tesoro, quelle che devo Domenico ascolterà. dire che ringrazio molto i ragazzi, perché per dirti è uscito su Netflix il film Sotto il Sole di E infatti Riccione, dopo ne parliamo. andando benissimo, e Sì. mi ha portato un mucchio di pubblico di ragazzini. Io ricevo 1.000 messaggi al giorno di ragazzini che grande, mi saluti Giovanna. Io dico: ciao Giovanna, mito, oddio, sto svenendo, sai come fanno loro? Ed Ma è una ti dico che soddisfazione. ieri sera mia figlia le ho detto, sai che a mia figlia ha 20 anni, intervista Andrea Roncato, no? Che io conosco molto bene. Lei al primo momento mi dice, dico Elisa, ma sotto il sole di Riccione, e lei mi dice, il Playboy, Il bambino più che il il Playboy. bagnino Playboy però, perché comunque sei il bambino Ma Playboy. devo dirti che io ho fatto parecchi film dove facevo il vitellone romagnolo, da Loris Battacchi con Villaggio, lo sciupa femmine, diciamo, sempre circondato da donne bellissime. Però in realtà con questo film ho potuto riscattare questa immagine, perché questo sì è un ex playboy pieno di foto di donne, ma una persona che si è ritrovata da solo con rimpianto di un amore che poteva essere l'amore della sua vita, che si è lasciato scappare. E quindi ho rivalutato un attimo questo personaggio, rendendolo più malinconico, più romantico, più attaccato all'amore. E soprattutto è stato bello il rapporto in questo film che c'è fra la vecchia generazione, che sono io, e la nuova generazione, che poi è fatta di attori che stanno andando per la maggiore, da Caccamo a Saollanni, cioè, ce ne sono uno più bravo dell'altro. Però il rapporto che c'è tra la vecchia e la nuova generazione credo che sia stata la cosa che mi è piaciuta di più. Addirittura io parto volendo fare il figo che aiuta loro, poi saranno loro alla fine ad aiutare me. Quindi Questo è un è messaggio comunque molto bello, cioè sì, è un una bella film. immagine, ed è bella anche perché il film, che non è un film senza pretese, è un film divertente, però finalmente abbiamo visto un film dove non ci sono parolacce, non ci sono ragazzi ubriachi o che si drogano, dove c'è la parte migliore della gioventù, e dove, abituati adesso a 1.000 serie televisive, a 1.000 fiction dove la violenza impera, vedere anche un film dove è l'amore che impera, le cose più semplici, il divertimento, la vacanza, i rapporti con i più grandi,
credo che sia comunque un bell'insegnamento. Siamo un po' tornati ai sapori di sale, insomma, che ci Sì, facevano ha un sapore di sognare. sale, questo misto, perché poi c'è dietro vanzina anche, quindi viene spontaneo pensare a sapore di mare o di sale. Sapore di Perché mare io mi erano, sapore di mare. ricordo perché insomma Vanzina ha trionfato con questo film, però credo che ci sia anche, io ci vedo anche molte cose del tempo delle mele, di questo genere di film, di questa Sì. narrazione della generazione attuale. I ragazzi di adesso sono lì, mandano messaggi con i telefonini. Sanno sfruttare perfettamente le app del telefono, però ancora giocano con la bottiglietta per cercare di baciare quella che non ha il Mi coraggio di piace. baciare. È Quindi bellissimo. certe Allora, io ho cose sono rimaste. preparato un piccolo trailer proprio da mandare adesso su Sotto il Sole di Riccione. Quindi lo Ah, guardiamo e beh, poi torniamo. bene, bene. Giovane, quando hai mangiato? 2 ore fa. Allora niente bagno, via, dai. È veramente molto, questa cosa che lo Sì. riprendi per non entrare in acqua è bellissima. Sì, una cosa che si faceva molto una volta. E che poi adesso forse si fa ancora, forse non lo so Ma no, neanche. le Non... mamme che ti dice, che ci È come dicevano ieri sempre che non era mai ora di fare il bagno, insomma. che Non hanno era mai ripristinato ora. il microfono sulla spiaggia che era stato abolito per un po' di tempo, adesso l'hanno ritirato fuori. Quello che dice: è stato smarrito un bambino di nome Giorgio, cosa che forse è anacronistica perché adesso i bambini ormai hanno tutti il telefonino, quindi se perdi un Esatto. bambino lo chiami. Io infatti ho detto, però, se perdete la moglie e chiamandola c'è il telefonino spento, preoccupatevi, ci può essere, e toccatevi se avete le corna, insomma. Allora, parlando di telefonini, di social e tutto questo, adesso arriva il nostro intruso che è Giuseppe Cosentino, di web marketing artistico, che parla un attimino con te del tuo rapporto con i social. Poi torno ancora io per chiacchierare un pochino invece di parlare. Eccomi qui. Ok, ciao. Buon Eccolo là. pomeriggio, piacere veramente per me oggi stare qui live con Andrea Roncato. Per me ho visto tutti i film, anche quelli quando ancora non esistevo in questa vita, quindi per me veramente è un onore essere qui. Mi ripetono sempre, quindi anche ragazzi che sono nati dopo l'uscita del film hanno potuto rivederlo. Sì. Bellissimo. Allora, io avrei 2 domande. La Dimmi. prima è l'approccio con i social network da parte di Andrea Roncato, in quanto arrivano 1.000 messaggi al giorno e quindi Sì. bisogna stare lì a rispondere. Sì, beh, io devo dirti, non sono uno specialista dei social, ci so, i ragazzi da adesso mi fregano come vogliono perché sanno tutto, io so i minimi indispensabili per collegarmi, per usarlo nella maniera, per quanto mi serve. Però sono anche uno che sui social risponde ai messaggi, almeno quando posso, poi se non ce la faccio... Anzi, chiedo scusa, ma in genere quando mi mandano messaggi cerco sempre di rispondere, anche perché sono convinto di una cosa, che chi fa il mio lavoro esiste perché ci sono queste persone che ti seguono, che ti vogliono bene, che ti scrivono, che parlano di te, altrimenti noi non saremmo niente, non saremmo nessuno. Anche quando ti chiedono un selfie per strada, non puoi negarglielo, perché senza quello che ti chiede il selfie io non sarei niente. Quindi... Bisogna sempre rispettare il pubblico innanzitutto, è la gente che perde tempo per mandarti un messaggio e tu devi perdere tempo per rispondere, perché glielo devi. Ecco, questa purtroppo è una cosa che non fanno tutti, a volte Eh si sì, perché delle lasciano. volte diventa brigoso rispondere a centinaia e centinaia di messaggi,
Però io, ripeto, quando devo lavorare, casomai non ho il telefono lì, non ce la faccio, ma poi ogni tanto prendo il telefono, mi guardo la sfilza di messaggi e rispondo, casomai col vocale che è più veloce. Però molti mi chiedono, saluta Giorgio, saluta Maria, saluta... E io lo saluto, ciao Giorgio, come stai? Assolutamente d'accordo con te. Abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di questi giovani che oggi vogliono sentirsi belli, fighi e poi comunque manca tutto l'aspetto tecnico, comunque di studio, di cultura. E in qualche modo web marketing artistico, quello che vogliamo fare insieme anche a Milstress, è quello di portare un valore in più ai social network, far diventare questi strumenti digitali in qualche modo anche un punto di riunione per far cultura, formazione, informazione, Cioè, ma eccetera. questo, vedi, questo non avviene finché per ora il social network sta attraversando il periodo di mostrarsi, cioè sono molte persone che vogliono far vedere non quello che sono, ma quello che loro Esatto. immaginano di essere. Quindi sono molte, anche le stesse influencer, tu vai a vedere, hanno i sederi perfetti, le facce perfette, non hanno una ruga. E poi le vedi dal vivo, è tutta un'altra cosa. Quindi uno dice, in realtà una volta tu vedevi anche la rughetta della Bellucci, ma era bella lo stesso. E poi molte volte, non vorrei che fossero confuse, i social con altre cose. Per dirti, io vado a vedere certe persone, una ragazza che si chiama... Un nome qualsiasi che non hai mai sentito nominare in vita tua, poi guardi, ha 1 milione di follower. Dice: vado a vedere le foto e sono milioni di foto col culo a pizzo. E quindi se i follower li Esatto. devi prendere mostrando il sedere, e poi il sedere non lo mostrano in spiaggia quando tutti lo possono vedere, vanno a casa, si fotografano e poi lo mettono a posto. Fanno più tondo, tolgono un po' di cellulite, fanno... Quindi questa è una cosa. Esattamente, ci mostriamo per quello che realmente non siamo. Dobbiamo cominciare, secondo me, dovrebbero i giovani, che poi sono belle, è bella la gioventù di adesso, dovrebbero avere il coraggio di mostrarsi per quello che sono, coi pregi, coi difetti. E credo che anche un difetto possa richiamare dei follower, perché casomai la gente che ha un difettuccio si rivede in te, vede che tu vai bene, che hai successo. Un'altra cosa che non sopporto è quando mettono artista. Artista perché? Perché fai vedere il sedere. Cioè, io ho sentito alcune influencer che dicono, sai, noi artisti bisognerebbe fare un albo degli attori o no? Artista vuol dire che uno specialista nel campo dell'arte, Ha un che talento. Se poi il sia... talento è quello di mettere delle foto di un certo Se tipo, poi io può metto le essere chiappe in un'altra mostra, arte. sono un artista, sarò un artista del mostrare le chiappe, però ci sono alcune cose che non funzionano ancora. Assolutamente d'accordo, ed è questo appunto il Volta motivo. i giovani a cercare di fare anche cose bizzarre pur di avere un seguito da andare in piazza al Duomo di Milano dove non si può andare o fare certe stronzate delle volte per farsi notare. Invece io credo che bisognerebbe usare il cervello per farsi notare. Forse conta ancora di più il cervello delle chiappe, nonostante io sia un cultore, per l'amor di Dio. Un 10 lode alle belle chiappe, però se usate anche il cervello, forse potremmo ottenere Assolutamente, risultati. bisognerebbe iniziare ad utilizzare i social network Certo. come appunto in un certo modo, ecco, per E comunicare delle cose, non per mostrare delle altre cose, ecco. soprattutto non usarli per comunicare, ormai ci si lascia, ci si fidanza con i messaggi o con Instagram o cose, invece così si perdono i rapporti umani. I ragazzi di adesso sono molto più soli perché la loro vita è guardare i social network, parlare con gli altri, dire cose che casomai non sono vere, apparire in una certa maniera, ma perdi il contatto umano, che è la cosa più importante. Cioè, come una volta ci si divertiva andare in discoteca, ci si divertiva perché lì cercava di invitare a ballare, cercava di prendere il telefono, cercava di corteggiare. Adesso si va in discoteca ubriachi, perché si pensa che ubriaco ti diverti. No, quando tu ti vuoi divertire per forza, è proprio la cosa che non ti diverti.
No, no, ma assolutamente concordo con quello che hai detto in tutto. Allora, Andrea, veramente è stato per me un piacere. Questo non vuol dire che i social non siano importanti, per certe cose i social sono importantissimi, quindi non togliamo il valore dei social, però insegniamo a usare i social nella maniera giusta. Con etica. Io credo che i giovani pian piano, essendo intelligenti, ci arrivano da soli. Piano piano, speriamo di sì, e soprattutto viva l'arte e viva gli artisti. Grazie, e viva Andrea, i social. Ricato, e viva i social. Ciao. Network. Grazie a te. Ciao. Eccomi qua, sono tornata. Allora, con te adesso volevo parlare di una cosa che spesso si dice nel mondo dello spettacolo: sono difficili le collaborazioni, le amicizie, eccetera, eccetera. Allora, adesso mando un altro piccolo trailer che ho preparato e poi parliamo insieme. Vediamo. Grazie, e vedo belli freschi. Abbiamo fra il pubblico un mucchio di gente, grazie. Sì, veramente. Grazie, qua, molto gentile. Noi rischiamo di essere, di dire sempre le solite cose, ma c'è un pubblico, diciamo, veramente stupendo. Stupendo. Ecco, io stasera vi voglio dare una notizia bomba, perché noi ogni tanto ve ne infiliamo una che non ve l'aspettate. Se dà delle notizie bomba, si tocca abbandonare lo studio. No, vuol dire delle belle notizie. Sì, delle belle notizie. Perché dopo il grande successo di Uccelli di Rovo con Richard Chamberlain, Canale 5 darà un'altra cosa stupenda, diciamo. Sì, ci sarà un'altra cosa bellissima, che è Uccel di Bosco con Tony Negri. Sì, con Tony Negri. Esatto. E Licio Gelli. Sì. Eccoci. È un nuovo sceneggiato che andrà in onda fra un po'. Per onorare queste cose sono venuti a trovarci gli esponenti, gli molti maggiori esponenti. Sì, molti uccelli qua. Sono in sala. Io vedo là un gruppo di cardellini. Che bello, il petti rosso. Come ho detto, cardellini e l'aglia, ci sono i canarini. Ah, non li vedi? I canarini. Ecco, sì, poi ci sono i pappagalli. Pappagalli. Disgraziato. Vabbè che lei fa la civetta, però sta buono. Sì, vabbè, si dà da fare. Ma no, ma dicevo gruppi di uccelli. Vedi, là c'è un altro gruppo di gabbiani, un gruppo di aquile, un gruppo di corvi. Poi abbiamo gli schiaffi laggiù, Gli schiaffi? Sì, gli schiaffi. Ma che uccelli sono? Non sono uccelli, ma quando volano, proprio vedi delle cose. Vabbè, io ci penso che si riderà comunque sempre. Questa è la prima trasmissione di grande successo che facemmo con Gigi, che era premiatissima. Avete fatto una carriera lunghissima insieme. Sì, con Johnny Dorelli. Insomma, le coppie storiche, Ricche Gian, Gigi Andrea, Raimondo. Ma noi ancora adesso facciamo serate in teatro e nelle piazze insieme. Non lavoriamo più al cinema perché innanzitutto Gigi è più portato per il teatro e a me piace più il cinema, quindi lo faccio da solo e lui fa teatro da solo. Poi ci ritroviamo e facciamo il nostro spettacolo insieme, che ti dirò ha sempre molto successo. Però molti hanno pensato perché non lavoravamo più insieme al cinema, che avevamo litigato. Assolutamente no, è stata soltanto una scelta intelligente, credo, perché quando tu fai il comico e fai dei film, in realtà non fai l'attore, fai te stesso. Questo vale per tutti, anche per il grande Zalone, che è secondo me quello che mi fa più ridere adesso. Però lui fa Zalone, non fa un ruolo. E quindi quando tu fai te stesso, io e Gigi facevamo i due amici che vanno al mare, che vanno in montagna, che vanno qui, però sempre Gigi e Andrea eravamo al cinema. Quindi non avendo un ruolo sei costretto a fare sempre lo stesso film, gira e alla fine la gente si stanca, perché facendo sempre lo stesso film prima o poi stanchi. Allora abbiamo smesso prima che la gente si stancasse. Io facevo un personaggio che andava molto di moda loro in televisione, che era la mamma, e Gigi faceva il figlio, e abbiamo smesso di farla perché adesso se andiamo in teatro ci chiedono fate la mamma. Se noi continuavamo a farla, la gente avrebbe detto che palle sempre la mamma, capisci? Quindi bisogna sempre smettere una cosa prima che la gente si stanchi. Questa è una cosa che ha sempre insegnato a tutti un grande, che è Renzo Arbor. Renzo Arbor, se la trasmissione doveva finire alla fine di luglio, la finiva a metà, che la gente diceva come? Doveva andare avanti? È meglio lasciare la gente con la voglia di rivederti, che col fatto che dica sì, mi sono divertito, però adesso basta, non ce la faccio più, capisci? E come si riesce ad andare d'accordo e continuare a stare insieme così tanti anni? Basta essere è amici. Come un matrimonio, alla fine. Io e Gigi
conosciamo da 60 anni veramente, quindi da quando eravamo bambini e servivamo messa o io suonavo l'organo in chiesa. Ah, perché tieni anche presente che io sono diplomato in pianoforte, quindi anch'io suonavo anche l'organo. Ah, ma insomma abbiamo troppe cose in comune. No, ma non sono diventata famosa come te. Abbiamo cominciato a stare insieme, giocavamo nella stessa squadra di pallacanestro dell'oratorio, praticamente siamo stati insieme da sempre. Incredibile. E quando vi è venuto in mente di costruire? Ma ero io quello più portato. Gigi forse Gigi che tra l'altro è un professore di pedagogia, laureato in pedagogia, lui avrebbe potuto fare probabilmente qualsiasi altro lavoro, gli piaceva suonare, cantare, facevamo i pezzi dei Gufi, però in realtà ero io che vivevo per questo lavoro e Gigi per amicizia si è trovato dentro a questo circolo dell'arte e mi ha seguito e poi è diventato un bravissimo, una spalla come Gigi non esiste in Italia, quindi è eccezionale. E quindi abbiamo continuato a fare questo lavoro. Io senza fare questo lavoro morirei, Gigi casomai ne troverebbe un altro, però lui io l'ho fatto per passione, lui per amicizia nei miei confronti. Cosa più meravigliosa. Che cosa meravigliosa questa, davvero. Ma sai, tra l'altro, riflettevo prima mentre parlavi con Giuseppe, che spesso quando si conoscono più da vicino personaggi che poi noi invece in televisione o nel cinema conosciamo come persone comiche, il mondo, il grande pubblico, non pensa che anche dietro un comico ci siano personaggi che hanno fatto comunque dei grandi studi. Cioè pensano che chi fa ridere sia così, che gli viene di ridere. Sì, è vero. È vero, anche i critici, tu guardi i film comici, li snobano sempre un po', mentre casomai perdono pagina a parlare di film drammatici, orrendi, tra l'altro, però trovando delle cose, sì, perché molte volte sono superficiali o attori falliti che cercano di criticare quello che gli altri fanno. Io dico sempre... Fare il comico è come fare una caricatura della vita. Tu prendi qualsiasi cosa che accade nella vita e ne fai una caricatura. Però se io devo fare da pittore la caricatura di un viso, lo devo conoscere bene, lo devo conoscere in tutti i suoi particolari. Poi posso disegnare una caricatura di questo viso accentuandone i difetti o ridicolizzando certe cose. Quindi per fare il comico non è che devi essere ignorante e non sapere niente, devi sapere più cose, perché più cose sai della vita, più riesci a caricaturarle. Quindi è il contrario proprio. Se io voglio scherzare su tutto quello che mi circonda, lo devo conoscere meglio di un altro, capisci? E poi devi avere la sensibilità di coglierne il lato comico. E questa sensibilità poi ti porta a diventare un bravo attore drammatico, perché io ho fatto i film con Avati, con Birzì, con questo, ho fatto una decina di film ultimamente con loro e finalmente i critici hanno detto bravo Roncato, come ero lo stesso di prima, però adesso facevo il drammatico. Però fare il drammatico è estremamente semplice per uno che fa il comico. Io ho sempre detto, per far ridere bisogna sapere come si fa anche a piangere, altrimenti non riuscirai ad avere la carica per far ridere gli altri. Quindi è così, si pensa sempre che il comico sia un ignorantone che non sa niente, e invece il comico vero sto parlando, perché adesso la comicità è diventata diversa. Molti comici che ci sono adesso nelle trasmissioni dove ci sono rassegne di comici fanno cose di un minuto, due minuti. Noi facevamo le gag di 15 minuti, 20 minuti con un inizio, uno svolgimento, una fine, e in due minuti dicono due o tre battute che sono poi molto spesso barzellette già sentite, usando dei suoni, facendo urli, facendo tormentoni, vestendosi in una maniera buffa, col ciuffo verde, con un pantalone sì, uno no, e fanno ridere. Però è una forma diversa di risata. Cioè se io prendo Pippo Baudo e lo vesto da Minnie,
fa ridere, no? Sì, però non è comico, è ridicolo, sono due cose diverse. Quindi molti comici di adesso fanno ridere perché sono ridicoli, non perché sono comici. È un'altra cosa la comicità. Sono assolutamente d'accordo con te. Ho l'ultimo trailer che ho preparato, da... perché hai lavorato con tantissimi grandi e adesso sì, volevo mandare quest'ultimo trailer. Poi parliamo. Solo verso le 23 Mariangela confessò che il seduttore era un suo collega alle poste, tale Batacchi Loris. Decisero di andarla a trovare a casa. Avevano anche scogitato un geniale stratagemma per farlo confessare e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Vengo, vengo, bocconcino mio, come sei impaziente? Son già in tiro! Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano? Sì. Siamo due membri del Comitato Protezione della Giovine. Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, 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 che mi interessa quella roba lì. Si accomodi, signor, non abbia paura. Permette? Loris Batacchi. Blubabà. Ma che fa, scusi? È il baciamano. Ah, vabbè. Beh, allora, queste bambine. Ma quali bambine dici? Stiamo svolgendo un'inchiesta. Su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani. Il seduttore. Esatto. Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. Ma prego, sedetevi. Si sieda, signore, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna. Beh, insomma, beh, questo è stato il tuo personaggio, insomma, sì, infatti io con Sottosole di Rizzone ho un po' riscattato questo personaggio facendolo diventare umano, meno maschilista di questo, anzi più innamorato dell'amore e più molto, molto semplice come personaggio, molto innamorato della donna come immagine, ma innamorato di un amore che non ha più e che vorrebbe, che resta solo perché non è riuscito più a ritrovarlo. E questo personaggio è molto bello. Ti racconto una cosa: io ho fatto adesso a gennaio un altro film con Milena Vukotic, prima che ci venisse la pandemia, che uscirà prima o poi, non si sa quando. A episodi, perché ci sono 5 episodi, uno inglese, uno americano, uno tedesco, un austriaco, un italiano, e ogni episodio è girato da attori americani, tedeschi, e quello italiano l'ho fatto io e la Vukotic. E questi 5 episodi parlano di un unico argomento, che è la selfie mania, quindi anche molto attuale come argomento. E ho rivisto questa attrice meravigliosa che è la Vukotic, con tanta classe, una donna che ha una certa età, dimostra 20 anni di meno, per come si muove, con una leggerezza, una eleganza stupendi. E mi ricordo che allora con Paolo noi abbiamo improvvisato tante battute lì che non erano sul copione e Milena non le conosceva. E noi ci divertivamo a vedere l'imbarazzo di lei quando io andavo da lei e dicevo: ma la signora deve essere una che ha goduto poco, o avevo in mano vibratori. L'imbarazzo di lei era vero, perché lei non si aspettava tutte queste cose. E ci divertivamo molto a vedere il viso di questa grande attrice che era in difficoltà con due scalmanati come noi. Ma insomma, facevate gli scherzi. Beh, insomma, è bello lavorare anche quando sul set poi l'ambiente è questo. È bello lavorare, sì. Hai detto una cosa giustissima. A me piace lavorare con un clima di estrema familiarità e simpatia. Io sono uno che, grazie a Dio, fra i tanti difetti che ho, c'è anche un unico pregio, però per me è importante: l'assoluta mancanza di invidia. E io credo che più sono bravi e più sono meglio di me gli attori che ho intorno, più posso fare bella figura io. Io sono ancora uno di quelli che vede un film a mezzanotte di un attore che è un amico, gli mando il messaggino dicendo che bella cosa che hai fatto, entusiasta di lui, anche se siano le 2 di notte, gli mando un messaggio WhatsApp perché mi entusiasmo a vedere la bravura dei colleghi, senza provare invidia, anzi più sono bravi loro, più andrà di moda il mestiere che sto facendo io, e quindi più ci sarà da lavorare per tutti, no? Ecco, questo secondo me dovrebbe essere vero. Io farò un decalogo dopo questa intervista da far arrivare ai ragazzi, no? Il decalogo dei consigli, perché purtroppo queste cose oggi un po' sfuggono, no? C'è gente troppo che gode.
o basa il proprio successo raccontando l'insuccesso degli altri, non ha capito niente. C'è gente che dice: oh, hai visto come è andato male il film di Tizio Gai? Vabbè, è andato male, ci rimetti anche tu se fai lo stesso lavoro, perché si faranno meno film e quindi ci sarà meno da lavorare anche per ma te. Ma poi soprattutto, quindi... Andrea, secondo me tutto questo inizia già anche nelle scuole, no? Io ho una scuola qui a Milano, eccetera, è una cosa che si deve insegnare, che è quella, certo, che io chiamo la guerra dei poveri, cioè farsi guerra, certo, a scuola mentre studi con i tuoi colleghi, che non sai, che voglio dire, c'è già un mondo fuori da affrontare, ma certo, certo. È assurdo, sì. Però c'è ancora gente che fa così. Io, anche, dei poveri. Io quando lavoro in un film ho bisogno di avere confidenza dalla sarta al costumista, al fonico, al macchinista, di abbraccio, di ci scherzo, perché mi devo divertire. Il mio lavoro è un lavoro che io adoro, non potrei vivere senza questo lavoro. Però mi piace farlo allegramente, con perché comunque... Quando fai un film, se i tuoi colleghi sono bravi, se la sarta è brava, se il truccatore è bravo, se il fonico è bravo, viene tutto meglio. Quindi più si lavora in gruppo, più riusciamo a fare un bel prodotto. E per noi che amiamo questo lavoro, riuscire a fare un bel prodotto è il massimo, è quello che è la nostra aspirazione. Abbiamo una richiesta, un saluto intanto da Valentina Oliva, che è la ragazza della redazione che tra l'altro ti aveva contattato. E dice: ciao Andrea. Ciao Valentina. Ciao. Lei fa l'attrice in realtà, e la cara, sì, chiede: che consigli daresti ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema? Di studiare, di prenderlo sul serio e di non pensare: sono bella, mi faccio le tette, mi tolgo la ruga, Perché per recitare sono tutte cose che servono, le rughe servono, anche il seno piccolo serve, e non serve mostrare il sedere. Se volete mostrare il sedere fate le influencer, ma se no, se volete fare le attrici è un altro mestiere proprio. Studiate, ma studiate tutto. Come dicevo prima, imparate a ballare, imparate a cantare, imparate a recitare. Io purtroppo delle volte vedo all'Accademia dei ragazzi giovani che io comincio a parlare, dico: allora Marlon Brando, e loro mi dicono: chi è Marlon Brando? Come, chi è Marlon Brando? Ah, ma io sono nato che era già morto, anch'io sono nato che era già morto Garibaldi, però so chi è. Quindi purtroppo il telefonino ci ha portati ad avere una memoria storica che va indietro di 3 anni, 4 anni, e poi non sappiamo più niente. Quindi studiate, guardatevi i film, fate le cose seriamente, perché se le fate seriamente, casomai diventate attori bravi e durate nel tempo. E poi uno può avere successo anche andando a fare Grande Fratello, ma dopo 2 settimane nessuno conosce più il suo nome. E purtroppo la televisione si ha illusi che basta mostrarsi, che basta andare in televisione una volta, uno ha risolto la vita. No, no, la vita si risolve lavorando e facendo le cose giorno dopo giorno. Non basta un'apparizione televisiva per risolverti la vita, anzi ti danno 2 lire, adesso come adesso, e queste non ti cambiano niente, non ti cambiano la vita. E se tu invece vuoi fare l'attore, fai l'attore, cioè impara a fare l'attore. Non è che per fare l'attore uno deve imparare il copione a memoria, oppure dice faccio dizione. Se tu fai canto, già la voce, il tono della voce te la metti a posto imparando a cantare, perché... più che l'addizione serve avere una bella voce. Se tu parli con una voce bella, profonda, che viene dal diaframma, anche se hai qualche accento regionale, a meno che non sia molto, molto marcato, però non fa niente, una bella voce copre tutto. E quindi dovete farlo seriamente, è un lavoro duro e dovete amarlo, perché se non lo amate veramente lasciate perdere, perché vi sbatteranno 1000 porte in faccia, ci saranno 1000 problemi, la gente vi deriderà, perché uno dice: quello vuol far l'attore, figurati, è un povero fallito, un povero cretino. Quindi dovete sopportare tutte queste cose per amore di questo lavoro. Ma questa non è un'intervista, ragazzi, questa la metto all'asta, è un prezioso. Una domanda così prima di salutarci, che purtroppo a un certo punto dobbiamo chiudere, anche se io chiacchiererei tantissimo ancora. Mi hai detto che... Vabbè, lo faremo un'altra volta. Sì, dai, sei diplomato in pianoforte, giusto? Sì. Suoni ancora? Poco, adesso ho meno tempo di farlo. C'ho il pianoforte, ogni tanto mi metto lì.
ma mi fanno male le dita quando suono, anche allora perché io da così, piccolo la volevo... prossima intervista la facciamo dal vivo e suoniamo insieme. Va bene, faremo un pezzo a quattro mani. Io da piccolo sognavo di diventare un concertista d'organo, perché io suonavo l'organo in chiesa. Sì. Mio papà faceva il sagrestano e quindi io avevo a disposizione l'organo della cattedrale. E i miei sogni erano, il mio primo pubblico erano le vecchiette che venivano in chiesa a dire il rosario, io gli suonavo Bach, per dire. Io e matrimoni. Tu hai, anch'io, io i miei primi guadagni li ho fatti andando a suonare ai matrimoni. I miei pezzi forti erano la Toccata e Fughiera quando uscivano. E poi era Bach in genere, il preludio di Bach, numero uno di Bach, queste cose, e le facevo sempre durante i matrimoni. Ma dai, che cosa meravigliosa. Io, Andrea, ti ringrazio con tutto il cuore, davvero. Ma ci diamo un appuntamento dal vivo con colonna a questo punto sonora live. E ti ringrazio veramente, lasciandoti con queste parole di ringraziamento da parte di tutti noi, perché noi non siamo un blog che insomma sta facendo i suoi bei passi, stiamo lavorando credendoci, però per noi averti avuto ospite dimostra che gli attori veri, i professionisti veri, diciamo non fanno gli snob, perché le porte in faccia anche noi le prendiamo tutti i giorni, perché siamo troppo importanti per ancora. Ma io credo che nessuno sia più o meno importante. Se uno fa il proprio lavoro e lo ama e lo fa con tutto il cuore, è importante. Cioè, quindi non voglio fare quello, siamo tutti uguali, per l'amor di Dio, no. Però siamo, come diceva ieri l'altro, ho fatto una trasmissione su Rai 1, quella con Anna Falchi e con Bertini, e si parlava di libertà. E io credo che come diceva Gaber, la libertà vera è partecipazione, come il lavoro vero, come è partecipare, stare insieme. Io ho parlato di una poesia che ho scritto, che diceva che ho cercato la libertà guardando gli uccelli nel cielo, guardando gli animali nelle sere d'estate, guardando la luna, guardando il sole, però alla fine ho visto uomini che andavano insieme urlando i loro diritti, cadendo e rialzandosi insieme. Ho capito cos'è la vera libertà, ed è, credo, il fatto di essere insieme, di non pensare di essere meglio degli altri, anzi di usare gli altri per migliorare noi stessi. Credo che sia la cosa migliore. Quando prima dicevo che a me piace lavorare con un ambiente sereno, oggi io con te ho lavorato in un ambiente amichevole e sereno, e questo mi è piaciuto molto. Grazie con tutto il cuore, io non voglio dire altro, ti abbraccio al momento virtualmente perché non si può ciao fare a tutti e a prestissimo, ciao, grazie. Ciao a tutti, in bocca al lupo per tutto e un abbraccio grande, ciao ciao. 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 Ciao.